Come ha colto questa nomina che si preannuncia impegnativa quanto mai? L'ho accolta con entusiasmo personale e con un grosso senso di responsabilità per il compito che dovrò assolvere. I prossimi provvedimenti riguardano un piano di lavoro che faremo per poter rendere il prima possibile normale il settore del sociale nei comuni dell'ambito territoriale numero 6 dopo le criticità che si sono manifestate nell'ultimo periodo. Ecco, Senigallia e Fano, due territori limitrofi, ma che in questo caso trovano un trade union, che è lei in questo ambito. Ecco, questo è un motivo di entusiasmo, non personale, ma per l'attività che svolgo. Sono territori, che non, comunicano molto spesso perché appartengono a due province diverse, ma sono confinanti in più punti e allora questa, secondo me, è l'opportunità anche per poter avviare un dialogo sui fatti e sul miglioramento dei servizi ai cittadini, più che sulle parole. Siamo contenti perché finalmente possiamo riavviare i lavori, le attività importantissime che l'ambito sociale deve svolgere, quindi con il consenso unanime di tutti i sindaci del comitato dei sindaci dell'ambito territoriale 6 siamo arrivati alla nomina del dottor Mandolini, anche se in fase transitoria, quindi ad interim.